Buongiorno, piacere di conoscerla. Le donne nella scienza e nelle università. Chi potrebbe aspettarsi che l'Italia sia più avanti del Canada? Nelle università italiane, per esempio, ci sono più donne nella scienza in Italia che non in Canada. Docente di filosofia della scienza a Western University in Ontario, Francesca Vidotto sottolinea come proprio in Italia le donne nella scienza ci siano sempre state, dall'antichità fino al premio Nobel per la medicina conferito a Rita Levi Montalcini nel 1986. Penso che la prima laureata al mondo è un'italiana, Elena Cornaro Piscopia, e la prima professoressa al mondo era infatti una fisica, Laura Bassi a Bologna, era una donna che è stata la portatrice delle idee di Newton in Italia. Il punto di vista nella settimana dell'8 marzo è sia storico sia legato a quale contributo le donne possono dare alla scienza, che Vidotto riassume ricordando come tutti abbiamo occhi diversi con cui guardare al mondo che ci circonda. Le donne, così come persone che vengono da differenti paesi, persone che vengono da differenti culture, portano un brillio di creatività nuovo che è essenziale a far crescere la scienza. La docente italiana però è in Ontario per insegnare fisica teorica, non filosofia. Francesca Vidotto è nata nel 1980 a Treviso, in Veneto. È arrivata qui a Western University nel 2019 come Canada Research Chair in Foundation Physics. Infatti la sua specialità è la fisica quantistica e si occupa in particolare di gravità quantistica. Fare ricerca, sottolinea, è più facile qui in Canada che in Italia. Sicuramente c'è un aspetto di facilità che purtroppo nell'università italiana è assente. Nonostante questo, continua Vidotto, neppure il Canada è riuscito a sfondare il famoso soffitto di cristallo. Per molte donne il mondo accademico non risponde alle attese di un'effettiva parità di genere. E invece scoprono che la questione è molto più sottile, che ci sono delle dinamiche per le quali ancora vengono discriminate e sono proprio queste dinamiche sottili che vanno fatte emergere. Per questo, conclude Vidotto, è assolutamente necessario il lavoro di riscoperta e valorizzazione della storia della scienza al femminile che sta interessando sempre più ricercatori. Non si tratta solamente di un lavoro che riguarda il passato, si tratta anche e soprattutto di farlo nell'ottica di avere più uguaglianza nel presente. Western University è stata fondata qui a London, Ontario, nel 1878 ed è considerata uno dei migliori atenei del mondo, inserito nel segmento dell'1% delle migliori università globali. Ha circa 35.000 studenti provenienti da 118 paesi diversi. Gian Pietro Nagliati, Omni News, London.